È in corso fino al 25 aprile l'evento I Vigili del Fuoco Europei a Roma. Esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali, momenti di sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza. 150 i delegati dei Vigili del Fuoco provenienti dalle principali capitali europee ospitati alla Fiera di Roma. E allora vi facciamo ascoltare le voci del capo dipartimento prefetto Laura Lega e del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi. Stiamo cercando di creare con tutte le componenti europee dei Vigili del Fuoco un momento di confronto, confronto su quelle che sono le modalità di azione, su quelle che sono le tecniche operative, ma anche per creare una cultura comune della sicurezza e della safety. Estremamente importante, credo addirittura strategica, in una comunità ampia come la nostra, quella che raccoglie tutti i nostri paesi, per poter garantire di fronte a quelle che sono le transizioni energetiche, ecologiche, i cambiamenti climatici, una modalità operativa, una grammatica comune. Per lavorare al meglio insieme per garantire la sicurezza delle persone. Questo è un momento importante in cui noi incrociamo il mondo dell'industria, il mondo della ricerca, perché a noi serve ricerca applicata al soccorso, e anche un mondo a livello internazionale, quindi un confronto tra paesi europei che stanno all'avanguardia nel soccorso come i Vigili del Fuoco. Ricordo ad esempio quello che è successo in Turchia, dove i Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale, ha coordinato le operazioni di soccorso insieme ad altre squadre internazionali. Ma ai Vigili del Fuoco italiani è stata riconosciuta questa leadership.